Buonasera e bentornati a Dottor Starbene, la trasmissione della WISP Abruzzo Molise qui su TV6, dove il benessere vuole dare del tu alla medicina. Ben ritrovato al dottor Alessandro Labarba. Ciao, buonasera, Alessandro. Buonasera a te, ben rivista. Il mio compagno di viaggio nel mondo dell'informazione medica e cura anche una sua rubrica, la Wix Fakes, che ascolteremo dopo. Argomento di oggi è l'alimentazione, i disturbi legati al comportamento alimentare e le diete. E ne parliamo con la nostra ospite in collegamento, la dottoressa Elvira Mucilli, dietista. Dottoressa. Buonasera, buonasera, grazie, grazie per avermi invitata. Buonasera. Grazie. Allora, cominciamo subito con la prima domanda, così tanto un po' per introdurci all'argomento. Quale differenza o quali differenze ci sono tra un dietista, un dietologo e il nutrizionista? Allora, sì, questa è una domanda che mi viene posta molto frequentemente. Immagino. Allora, per nutrizionista intendiamo, come dire, un termine generico, no? Che intende un esperto in nutrizione, per cui il nutrizionista potrebbe essere un dietista, un medico, un farmacista, un biologo, ognuno, diciamo, con le proprie competenze, perché magari ci sono delle cose che il farmacista non può fare o che il dietista deve fare in associazione con altre figure professionali. Il dietologo è un medico chirurgo che si è specializzato in scienze dell'alimentazione. Il dietista è un operatore sanitario competente per tutte le attività che riguardano l'alimentazione e la nutrizione. Quindi il dietista elabora diete personalizzate, quindi per singole persone oppure per gruppi di persone, oppure collabora con altre figure professionali, ad esempio nel trattare i disturbi del comportamento alimentare, fa attività di educazione alimentare, quindi tutto ciò che riguarda l'alimentazione e la nutrizione. Benissimo. Allora, quali sono invece i pazienti o gli utenti che per genere, per età e per condizione socio-economica solitamente si rivolgono al dietista? Sì, allora si pensa che fondamentalmente le persone che si rivolgono al dietista siano le persone, diciamo, in sovrappeso che quindi vogliono dimagrire, no? Le persone obese o le persone in sovrappeso che vogliono, insomma, perdere peso. In realtà sì, sicuramente questa è una fetta, insomma, di una buona percentuale di pazienti, però ecco, la maggior parte dei pazienti che si rivolgono al dietista sono pazienti che hanno patologie, che quindi magari sono inviate dal medico curante o da altre figure professionali, quindi ad esempio il paziente sovrappeso o obeso ma che ha altre comorbidità, che quindi magari ha un'ipertensione, ha una dislipidemia oppure ha una steatosi epatica, no? Che quindi vuole gestire con l'alimentazione queste patologie. Io tratto ad esempio tantissimo le donne in gravidanza, le donne in allattamento, quindi io seguo questo percorso che a me piace tantissimo, quindi seguo la donna durante la fase della gravidanza, durante l'allattamento, quindi per quello che riguarda l'alimentazione, poi essendo anche consulente professionale in allattamento per tutto ciò che riguarda proprio l'allattamento nella sua parte, insomma, più pratica. Poi la donna in menopausa, quindi queste sono tutte fasi nella vita della donna in cui la donna magari ha maggiore consapevolezza, quindi decide di prendersi cura della sua salute e quindi della sua alimentazione. Nonché i bambini, ecco, data anche insomma, questa problematica sempre più presente dell'obesità e del sovrappeso nell'infanzia e nell'adolescente, ad esempio al dietista si rivolgono molti bambini. Naturalmente sono le famiglie che conducono il bambino da noi per acquisire, insomma, delle sane abitudini alimentari, e l'intervento naturalmente è mirato non soltanto al bambino ma a tutta la famiglia naturalmente. Va bene, ora fra un po' parleremo anche di questo problema o di questa nuova emergenza sanitaria che si sta profilando addirittura nella nostra nazione, che era la nazione del ben mangiare, della dieta mediterranea. Allora, dottoressa, Ippocrate, che è il padre della medicina, diceva che il cibo è il nostro farmaco quotidiano, quindi lo assumiamo giornalmente e non ne possiamo fare a meno. Però nel corso del tempo e soprattutto in questo anno caratterizzato da una pandemia mondiale come il Covid,
come si è modificato questo nostro comportamento alimentare? Sì, questo sì, è sicuramente un argomento molto molto attuale. L'alimentazione sì, certo, può essere utilizzata come terapia nel trattamento, come coadiuvante nel trattamento di varie patologie, però la possiamo considerare come il primo atto di medicina preventiva. Questo riguardo a tutte le patologie e quindi anche in relazione al Covid. Allora, che cosa è successo? Sicuramente il Covid ha cambiato, diciamo, in maniera radicale le nostre vite, no? Per la maggior parte delle persone, quindi si passa dalla frenesia e quindi naturalmente da un'alimentazione fatta di scelte veloci, di cibi veloci, quindi un pranzo, diciamo, molto veloce, il pomeriggio si torna a lavorare con la cena che magari diventa il pasto principale, quello alla fine della giornata in cui ci si rilassa. Il Covid ci costringe a rimanere a casa, più tempo in casa, quindi questa, diciamo, è la modifica sostanziale del nostro stile di vita e quindi anche della nostra alimentazione. Questo può avere un risvolto sicuramente positivo, no? Perché stare più tempo a casa significa anche cogliere questa occasione per, insomma, modificare meglio anche le nostre abitudini alimentari, no? Quindi, non so, ad esempio, più tempo da dedicare alla preparazione di alimenti che normalmente nella frenesia della vita giornaliera magari noi non utilizziamo per problemi di preparazione, pensiamo alle verdure, pensiamo ai legumi, al pesce, no? Quindi l'incremento di questo, di questi alimenti nella nostra alimentazione. Dedicare più tempo alla prima colazione, ad esempio, no? Che è il pasto magari più sottovalutato, soprattutto per i bambini e per gli adolescenti, oppure ad esempio dedicare proprio più tempo all'alimentazione dei bambini. Cucinare di più significa anche modificare anche gli ingredienti delle nostre preparazioni, quindi cercare di in qualche modo sostituire i prodotti confezionati che noi compriamo con delle preparazioni casalinghe in cui scegliamo gli ingredienti, no? Quindi potremmo decidere di fare dolci con farine integrali, quindi utilizzare l'olio d'oliva anziché il burro, ad esempio, arricchirli con della frutta secca, con della ricotta, quindi, come dire, dedicarci maggiormente alla cucina e approfittare per modificare meglio le nostre abitudini alimentari. Il risvolto negativo però di questo stare maggiormente in casa significa anche, come dire, aumentare la possibilità di mangiucchiare, di spiluccare, il cosiddetto spiluccamento. Sì, purtroppo che insomma tutti, adulti, bambini, siamo portati a fare se rimaniamo molto tempo in casa, e questo spiluccamento purtroppo è molto dannoso, perché anche spiluccare piccole quantità di cibo, soprattutto nei fuoripasto, che poi si tratta di cibo pronto all'uso, quindi snack, cose veloci da sgranocchiare, significa aumentare le calorie giornaliere, introdotte, che se associamo questo spiluccamento ad una riduzione del movimento, quindi ad una maggiore sedentarietà, è chiaro che il tutto ci porta, così come è successo, ad un aumento di peso durante questo periodo. Quindi, come dire, il fatto di rimanere in casa sicuramente ha tanti risvolti positivi, però purtroppo, ahimè, c'è anche del negativo, c'è anche, come dire, proprio un meccanismo psicologico che subentra, no? Quindi mangiucchiare, lo spiluccare per noia, perché siamo preoccupati, quindi tutto questo sicuramente incide negativamente sul nostro peso. Sì. Bene, dottoressa, però ad oggi, nell'analisi globale di questo anno, è aumentata l'obesità o è migliorata la qualità del cibo che abbiamo assunto proprio per le ragioni che ci hai appena spiegato, insomma? Sì, io direi entrambe le cose. Entrambe le cose, perché allora non c'è ancora niente di scientifico, nel senso che non sono ancora stati fatti proprio degli studi scientifici per cui insomma trarre insomma delle conclusioni. Quello che io ho letto, sono state fatte molte, ad esempio, interviste a livello regionale ma anche a livello nazionale. Sembrerebbe, ad esempio, che gli italiani hanno aumentato il consumo di frutta e verdura in questo periodo. Quindi questo, ad esempio, può essere sicuramente un risvolto positivo. Però proprio per i motivi che abbiamo appena detto, quindi
un aumento delle calorie introdotte inevitabilmente, quindi non un giorno, due giorni, tre giorni, ma nel lungo periodo, insieme ad un aumento della sedentarietà, purtroppo ha aumentato sicuramente il problema del sovrappeso e dell'obesità. Soprattutto lo voglio puntualizzare nei bambini e negli adolescenti, che forse sono quelli che veramente hanno subito maggiormente gli effetti di questa pandemia. Palestre chiuse, insomma, didattica a distanza, quindi veramente una forte sedentarietà. Attività motoria ridotta allo zero. Ecco, dottoressa, per riallacciarmi un po' al discorso dell'aumento delle difese immunitarie, e da noi in farmacia si è fatto un gran parlare di due sostanze che l'hanno fatta per la maggiore in questi tempi, che sono la lattoferrina e la quercitina. La lattoferrina sappiamo che è una proteina contenuta principalmente nel colostro materno e nelle secrezioni come le lacrime e la saliva, ed è prodotta anche dai neutrofili. Ormai si sa che ha una spiccata azione antivirale e antibatterica. Mentre la quercitina è una sostanza che possiamo trovare in natura, è un flavonoide, e ci potrebbe dire in quali alimenti, in quale pietanze troviamo questa nuova sostanza, che poi nuova non è, ma che sappiamo che ha tanti benefici? Sì, certo. Allora, quindi parliamo di un flavonoide di origine vegetale, presente principalmente nei capperi, nel sedano, nelle cipolle rosse, nell'uva e nel tè verde, sono questi, e i mirtilli, ecco, sono questi gli alimenti che contengono principalmente la quercetina, che ha una forte capacità antiossidante, antinfiammatoria e quindi anche virale, per cui diciamo è sicuramente da menzionare tra tutte quelle che sono le sostanze, quindi le vitamine, i sali minerali, che insomma svolgono un ruolo importante per rinforzare il nostro sistema immunitario. Grazie. Bene, insomma, una domanda molto, molto particolare. Bravissima Alessandro, bravissima la nostra dottoressa. Però ora torniamo un attimino a parlare di questa obesità. Come stavamo dicendo prima, purtroppo in questi ultimi anni anche qui in Italia si sta trasformando in una emergenza sanitaria. Parliamo di un dato statistico importante, quale quello del 24% di obesi, parlo di popolazione, del 64% addirittura del sovrappeso, di soggetti in sovrappeso. Ovviamente si tratta di dati aggregati che sono stati appunto scientificamente studiati su genere, su diverse fasce d'età, eccetera. Comunque i dati sono veramente al rialzo e sono davvero importanti. Ma quali fattori hanno determinato il verificarsi e soprattutto l'aumento sia degli obesi che dei sovrappeso? Sì. Allora, l'obesità la possiamo definire come una patologia di origine multifattoriale, quindi dipende sicuramente da tanti fattori. Sicuramente il fattore genetico svolge la sua importanza, ma soprattutto vogliamo focalizzarci sull'ambiente, quindi su quelli che sono i fattori ambientali, quindi lo stile di vita all'interno del quale quindi rientra sia l'attività fisica che l'alimentazione. Quindi sicuramente la sedentarietà è un fattore importantissimo, quindi diciamo che l'aumento del peso lo possiamo quasi definire come un qualcosa di matematico, cioè fondamentalmente all'interno del nostro corpo entrano più calorie con l'alimentazione rispetto a quante ne escono con l'attività. Quindi in maniera quasi matematica questo aumento di calorie si traduce in un aumento di grasso corporeo e quindi di sovrappeso e di obesità. Quindi naturalmente ci sono, se parliamo di alimentazione, degli alimenti che in qualche modo contribuiscono maggiormente. Quindi parliamo degli alimenti ricchi in zuccheri semplici e soprattutto di grassi saturi, che poi si correlano anche non soltanto all'obesità, ma aumentano anche il rischio per altre patologie direttamente collegate all'obesità. Quindi una eziologia, quindi più cause concorrono al sovrappeso e all'obesità. Soprattutto la sedentarietà e una scorretta alimentazione, un eccesso di calorie giornaliere. Ma l'obesità può essere ereditaria? Perché prima parlavamo di una predisposizione genetica o comunque di un fattore genetico.
Allora, sicuramente sì, tra le varie cause, essendo diciamo, dipendente da varie cause, sicuramente c'è una componente genetica importante. In particolare, ecco, facciamo un esempio, c'è un gene che sintetizza la leptina, che è praticamente un ormone proteico che regola il senso di sazietà a livello cerebrale. Questo è uno dei fattori genetici più importanti. Quindi sembrerebbe che le persone predisposte alla magrezza sintetizzano, quindi producono maggiori quantità di leptina, o comunque il loro corpo ne è maggiormente sensibile. Le persone, al contrario, predisposte all'obesità producono quantità inferiori di leptina, oppure il loro corpo ne è sensibile, quindi sono meno sensibili all'azione di questo ormone. Di conseguenza, nel soggetto obeso sembrerebbe che questa sensazione di sazietà sia ridotta proprio a causa di una ridotta produzione di leptina da parte di questo gene, chiamato gene obeso. Quindi questo è uno dei fattori. Quindi rispondiamo sì, sicuramente c'è una predisposizione genetica. Bene, allora mi chiedo, ma c'è un modo per stimolare la produzione di maggiore leptina laddove se ne produce meno? Allora, sicuramente, è fondamentale il metabolismo. Okay. Quindi è fondamentale stimolare il metabolismo tramite l'attività fisica. Allora, diciamo che non è l'unico fattore, no? Questo genetico, quindi ci sono anche tutti gli altri fattori. L'unico modo che noi abbiamo è tentare di aumentare il metabolismo tramite una corretta alimentazione, quindi una corretta scelta degli alimenti, ma anche e soprattutto tramite l'attività fisica, che aumenti il dispendio calorico giornaliero. Allora, dottoressa, invece ora ti voglio chiedere una cosa. Negli ultimi anni dentro le scuole noi troviamo non solo i ragazzini che portano merende già confezionate perché ci arrivano già da casa, ma addirittura i distributori automatici di una marea di cose inverosimili. Come possono le istituzioni scolastiche, per esempio, intervenire su questo problema? Questo veramente è un argomento, è una piaga, possiamo definirla così, perché effettivamente le scuole, le istituzioni scolastiche giocano un ruolo fondamentale nell'educazione, quindi non parliamo solo di nozioni, ma anche proprio di informazione e di educazione, quindi sicuramente potrebbe essere inserita tra le varie materie anche educazione alla salute, che quindi tra tutti i vari aspetti prende in considerazione anche l'alimentazione, ma soprattutto laddove ci sono le mense scolastiche, cioè le mense scolastiche giocano un ruolo veramente importante da un punto di vista educativo, quindi l'esempio e poi la sperimentazione di determinati cibi all'interno delle mense scolastiche. Ma soprattutto, ecco, la cosa che si dovrebbe fare, che forse è ancora più importante, si potrebbe tranquillamente, eliminare questo cibo, chiamiamolo così, cibo in spazzatura, questi snack, sostituendolo con altro, quindi sostituendolo ad esempio con la frutta, ecco, oppure con della frutta secca, no? Quindi sicuramente le alternative esistono, se le vogliamo cercare ci sono. E poi cercare di creare un contatto anche con le famiglie, perché purtroppo poi se qualcosa di buono viene fatto all'interno delle scuole, questo deve trovare continuità anche nelle famiglie, quindi anche dei progetti di alimentazione che coinvolgano anche le famiglie. Quindi tanta informazione, oltre che adottare dei comportamenti sani, sia da parte delle istituzioni scolastiche che da parte poi della comunità, la famiglia in primis. Siamo in pieno inverno, ma fra qualche mese torneranno di moda le diete, soprattutto quelle velocissime, no? Perché dobbiamo fare un po' tutte la prova costume, quindi ogni tanto abbiamo una dieta. Molte sono monoprodotto, alcune sono temporali. Sentivo di una dieta che prevede l'assunzione di cibo fino a un certo orario e poi 14-16 ore completamente a digiuno. Ma queste diete danno risultati o sono dannose per l'organismo? Allora, sì, le mode dietetiche ci sono sempre state, quindi continueranno ad esserci. Naturalmente dobbiamo capire quanto c'è di scientifico, ecco, dietro queste indicazioni, ecco, questa è una cosa fondamentale. Tutte queste diete comunque prevedono di solito
l'esclusione di alimenti o di gruppi alimentari. Altre, ad esempio, prevedono la sostituzione di un pasto, quindi tramite delle integrazioni, tramite dei buttoni, diciamo io, che magari sono proteici, sazianti, che quindi vanno a sostituire il pasto, quindi sono innumerevoli. Quindi l'esclusione di alimenti per un periodo, la graduale reintroduzione, ecco. Allora, diciamo questo, queste diete sono sicuramente diete drastiche e quindi fanno perdere tanto peso in poco tempo. E quello che noi sappiamo di certo è che fa male sia ingrassare molto velocemente, ma anche perdere peso molto velocemente. Queste diete non tengono conto della situazione clinica del soggetto. Questa è un'altra cosa fondamentale, per cui queste diete possono essere dannose. Io non posso dare un eccesso di proteine senza leggere le analisi cliniche del soggetto, oppure magari dare tanta fibra o tanti alimenti integrali senza valutare la situazione clinica del soggetto. Ecco, quindi innanzitutto sono pericolose per questo, perché insomma non valutano, non personalizzano l'intervento, ma poi determinano una perdita di peso molto veloce, ma soprattutto non insegnano a mangiare. Queste sono diete che durano poco. Io quello che dico sempre al mio paziente, la dieta, quindi la corretta alimentazione, non è un qualcosa che ha un inizio e ha una fine. Quindi in realtà si tratta di acquisire delle abitudini alimentari che certo ci conducono al dimagrimento, ma l'obiettivo di una dieta non è raggiungere un peso basso. L'obiettivo di una dieta è mantenere nel tempo un peso idoneo, e nell'ottica di questo mantenimento bisogna fare le cose giuste. Quindi è chiaro che se ci fosse una patologia, se c'è un diabete, se c'è un'allergia, no? Allora è necessario escludere, a seconda della patologia, degli alimenti. Ma in generale le logiche di esclusione non funzionano, perché durano poco, danno un risultato, come dire, immediato, ma sicuramente non duraturo, perché non insegnano a nutrirsi, a mangiare, e quindi poi inevitabilmente si torna al punto di partenza. Ma ecco, subentrano anche dei risvolti psicologici, ok? Perché, come dire, la nostra mente, ecco, diciamo così, non è fatta per le restrizioni. Le restrizioni durano poco, sì, durano nel momento in cui ho raggiunto il mio obiettivo. Sì, allora psicologicamente la mia mente è portata a, come dire, a ricercare in maniera superiore rispetto a prima quegli alimenti che io ho escluso dalla mia dieta. Va bene. Allora, ora ascoltiamo, perché è arrivato il momento, della rubrica del dottor La Barba, la Wix Fake. Con l'avvicinarsi delle feste di Natale si riavvicinano le famiglie e il tampone è diventata una necessità. E proprio di questo volevo parlare oggi, di una fake news che riguarda proprio i tamponi. E partendo da un articolo di giornale, da uno spunto di un articolo di giornale in cui si afferma che una signora sottoposta a tampone, addirittura gli fosse stata permeata la membrana ematoencefalica e che perdesse liquido cerebrale, si è diffusa comunemente la voce che ci fossero dei rischi legati a proprio a farsi il tampone. E questo non è assolutamente vero. Se il tampone è correttamente fatto da un operatore sanitario qualificato, il tampone non comporta alcun rischio. E se il tampone dovesse essere eseguito male, l'unico possibile rischio è una leggera irritazione della cavità nasale. E Madre Natura ci ha dotato di sistemi di protezione abbastanza solidi, addirittura c'è un osso che si chiama etmoide tra il naso e il nostro cervello. Quindi fate i tamponi, fateli e siamo in sicurezza. Grazie Alessandro. Grazie dottoressa
Grazie per essere intervenuta. Grazie a voi, grazie a voi, dottoressa. Grazie, è stato un piacere, grazie. Piacere è stato nostro, grazie per essere stata qui in trasmissione con noi. Ricordiamo che la dottoressa Elvira Mucilli ha appena cominciato la collaborazione con una società di servizi nell'ambito della sanità privata, che è la grande famiglia di Omnibus Salute, una grande famiglia di professionisti nel mondo della sanità. Noi, grazie a voi per averci seguito da casa, grazie Alessandro, grazie a te, noi ci rivediamo la prossima settimana con un'altra puntata per affrontare un altro argomento, perché la salute prima di tutto.